Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Riascoltiamo oggi l'omelia che Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, ha tenuto nella Santa Messa Crismale celebrata ieri con tutto il clero diocesano nel Palasport Giovanni Paolo II, la presenza di fedeli provenienti da tutte le parrocchie della nostra Arcidiocesi. In particolare dei giovani. Ascoltiamo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Giustamente, vi siete uniti all'Amen, che è assenso, ringraziamento per la lode a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati, Cristo Gesù. È Lui che questa sera vogliamo celebrare, è Lui che questa sera vogliamo cantare. È Lui che questa sera vogliamo contemplare. Perché? Perché ci ha fatti sacerdoti per il suo Dio e Padre, sacerdoti nella comune ordinazione episcopale, presbiterale e diaconale, e sacerdoti per il comune sacramento del battesimo, che ha fatto di noi un popolo sacerdotale regale, un popolo profetico che sa testimoniare e annunziare la parola del Signore. Ed è proprio come popolo che vogliamo raccogliere questa sera il mandato di Gesù, perché anche noi siamo chiamati a fare ciò che Gesù ha fatto. Noi siamo chiamati a vivere come Gesù ha vissuto. E Gesù ha vissuto, lo ha detto lui, leggendo la profezia del profeta Isaia nella sinagoga di Nazaret, e l'ha detto lo stesso Isaia. Gesù è venuto a portare il lieto annunzio ai miseri. Ma chi sono i miseri? Sicuramente i poveri, ma solo poveri perché economicamente non abbienti, o forse poveri perché lontani dalla fede, poveri perché lontani dalla speranza, poveri perché peccatori, poveri perché emarginati, poveri perché esclusi, poveri perché disprezzati, poveri perché chi per un verso, chi per l'altro si sente scartato, così come ama dire Papa Francesco. E allora raccogliamo il messaggio di Gesù e raccogliamo il ministero di Gesù, mandati a portare il lieto annunzio ai miseri, ma a fasciare anche le piaghe dei cuori spezzati, dei cuori contriti, di coloro che purtroppo hanno un cuore mesto, a proclamare la libertà agli schiavi, a coloro che sono schiavi della corruzione, a coloro che sono schiavi della libidine, a coloro che sono schiavi del potere, a coloro che sono schiavi del denaro.
e la scarcerazione dei prigionieri, sì, di coloro che sono prigionieri di se stessi, incapaci di aprire il cuore, incapaci di aprire la mente, perché riversati solo sulla propria persona, in un egocentrismo senza fine che è l'inizio di tutti i peccati. Ecco il giorno del Signore, il giorno del nostro Dio, e voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio. E allora, fratelli, non lasciamo sfuggire l'oggi di Dio. L'oggi di Dio è qui, l'oggi di Dio è il presente, l'oggi di Dio non è il passato, l'oggi di Dio non è quello che accadrà domani o fra un anno, l'oggi di Dio è qui, il presente, in questa storia personale di ciascuno di noi, in questa storia dell'umanità inquieta e forse tanto bistrattata a causa di chi molto facilmente tira fuori la spada. Avete ascoltato tutti domenica scorsa il Vangelo nell'orto del Getsemani. Pietro vuole fare giustizia con la spada, tira fuori la spada e Gesù gli dice: rimetti al suo posto la spada, perché se volessi chiamerei legioni di angeli per potermi difendere, ma io non mi difendo con la spada. I potenti di questo mondo stanno tirando fuori le spade, che forse si chiamano missili, che forse si chiamano portaerei, che forse si chiama terrorismo, che forse si chiama distruzione, morte, che si chiama gas letale. Ma fratelli, sorelle, noi siamo quegli uomini, quei sacerdoti che in quest'oggi vogliamo ritestimoniare che la spada va messa nel fodero. E siamo sacerdoti di questa Chiesa, né della Chiesa del passato né della Chiesa del futuro. Noi siamo un popolo santo di Dio, di questa santa Chiesa di Dio che cammina nel tempo, che si incarna in est et operatur, come dice la Lumen Gentium, che si innesta e opera nella Chiesa locale di Pescara Penne, ma che è docile, obbediente, sottomessa alla parola di Papa Francesco, che oggi è il Papa, il pontefice di questa Chiesa. Né un pontefice di ieri, né un pontefice di domani, ma il pontefice di oggi. E allora, fratelli carissimi, lasciamoci invadere da questo vento dello Spirito e chiniamo ancora una volta le nostre ginocchia davanti a colui che è il Signore e che ci donerà ancora una volta questa sera, per la preghiera della Chiesa e la preghiera consacratoria, l'olio santo per donare la grazia sacramentale. Sì, viene presto e tutti lo vedranno, anche coloro che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Cari giovani, un'ultima parola a voi. Vi abbiamo convocato questa sera non per farvi assistere ad uno spettacolo. La liturgia non è mai spettacolo. Vi abbiamo convocato questa sera per pregare insieme,
per rafforzare i nostri vincoli di unità. È inutile che ve lo diciamo. Siete la speranza di questa Chiesa. Voi siete la speranza della Chiesa del domani. Sì, voi la Chiesa del domani la vedrete. Il mondo del domani è vostro. Cosa vi chiede oggi la Chiesa? Cosa vi chiede il Sinodo che si sta per celebrare nel 2018? Dateci famiglie sante, dateci uomini e donne che sappiano amarsi, che sappiano donare al mondo dei figli, dateci coppie che preghino, dateci coppie che sappiano superare le legittime e inevitabili difficoltà, dateci famiglie che siano attenti al cammino di fede personale e dei figli, e dateci anche vocazioni alla vita sacerdotale, alla vita religiosa maschile e femminile. Il Signore, qualcuno di voi lo sta chiamando. Non spegnete lo stoppino dalla fiamma smorta. Aprite il cuore, aprite la mente, aprite l'anima, perché il Signore è vicino a voi, vi vuole, non allontanatelo. L'avventura dell'essere consacrato al Signore è un'avventura meravigliosa. Io credo che se i miei confratelli sacerdoti, diaconi, il vescovo che concelebra e io potessimo raccontare la nostra vocazione, probabilmente vi diremmo che se tornassimo indietro rifaremmo la stessa scelta d'amore che abbiamo fatto per la nostra vita. Perché è bello, sì, è bello, è entusiasmante. L'avventura è un'avventura di servire il Signore. E poi dateci giovani, uomini, donne che sappiano vivere nella società. Guardate alla società e al mondo della politica con la capacità del servizio. Non guardate ai politici che purtroppo vivono l'esperienza molto spesso dei compromessi falsi e delle corruzioni. Guardate alla politica sana. Impegnatevi nella politica sana. Impegnatevi perché abbiamo bisogno di costruire una società più giusta, una società più vera, una società più modellata sulla logica del Vangelo che ispira sempre il vivere comune. Ed infine abbiate la possibilità e la capacità di costruire, di custodire il creato, questo creato che ci è stato affidato, che ci è stato donato dal Signore e che purtroppo è così devastato. Siate non ecologisti per moda, né tantomeno ecologisti per apparenza. Siate custodi della casa comune, perché questa casa comune sarà dei vostri figli, dei figli dei vostri figli, ed essi dovranno vivere bene in questa casa comune come anche noi viviamo bene, anche se stiamo raggiungendo qualche volta limiti insopportabili in questa stessa casa comune. Con questo spirito d'amore nel cuore cantiamo veramente, così come abbiamo ripetuto nel versetto responsoriale del Salmo, l'amore del Signore. Amen.